Buonasera, ben ritrovati con offside finale di 2-2 tra la Roma e la Salernitana. Granata capace di fermare un'altra big. Completa praticamente l'opera delle sette sorelle, la formazione di Paolo Sosa. In studio con me Enrico Scapaticci, ben trovato Enrico. Ciao Carmine, un saluto a tutti. Guardiamo subito i risultati, il programma che si sta completando in queste ore. Vedremo con la grafica il 2-2 tra la Roma e la Salernitana, anche con una novità importante di classifica, il meno 10 inflitto alla Juventus, chiaramente questo per quello che riguarda la zona UEFA, ma parliamo di Salernitana, Enrico, un pareggio prezioso per il percorso di crescita che questa squadra, ricordiamo, salva, continua, perché la Salernitana ha già in mente un suo progetto con Paolo Sosa, lo sta portando avanti con solidità, stabilità, dia protagonista, Candreva che Gemma, ci sono tanti titoli questa sera. Assolutamente, la città eterna si conferma in questa stagione granata. Dopo lo scalpo della Lazio, la Salernitana si porta a casa anche mezza posta in palio contro la Roma, strameritatamente, con una prova nuovamente gagliarda, determinata, coraggiosa, anche di qualità, perché i due gol, come giustamente sottolineavi tu, sono state due gemme. L'aggancio e il colpo al volo di Candreva, il tacco di A, insomma, una Salernitana che ha tenuto testa ad una squadra, non dimentichiamolo, che era in corsa, in piena corsa per aggrapparsi al treno della Champions League. Quindi un altro risultato straordinario, e si completa il cerchio, nel senso che la Salernitana non soltanto ha fatto punti tra andata e ritorno con le sette sorelle, come giustamente dicevi tu, ma praticamente ha fatto punti con tutte e 19 le avversarie, e questo è un altro record, un'altra grossa soddisfazione, ed è un passo dal superare a questo punto, visti gli avversari che restano da affrontare nelle prossime due ultime gare di campionato, la quota dei 40 punti. I risultati, il 2-2 tra la Roma e la Salernitana, chiusura del programma alle 20:45 con Empoli-Juventus, la classifica che vediamo, Salernitana quota 39 in classifica, ad un certo punto stava attaccando anche la posizione del Sassuolo e dell'Udinese, volendo poi l'appuntamento, chiaramente sull'Udinese la proiezione è più ampia, quota 46, ma sul Sassuolo ad un certo punto Salernitana 41, negli ultimi due turni poteva anche creare una condizione utile per migliorare ulteriormente la classifica e la sua posizione. Come vedete in classifica già aggiornata, Juventus 59, negli equilibri Champions è ancora possibile la qualificazione bianconera nei primi quattro posti, però cambia tanto in zona UEFA. Restando ovviamente con l'obiettivo mirato sulla Salernitana, credo che sia già in collegamento Filippo Notari. Filippo, buonasera. Buonasera Carmine, buonasera ai nostri telespettatori. Anche da parte tua il primo commento su questo pareggio importante, storico, di continuità per la formazione granata. Assolutamente di continuità e direi anche di qualità, perché la Salernitana per larghi tratti è riuscita a fare la partita contro una Roma che, lo ricordiamo, è la finalista di Europa League, e Mourinho è stato costretto a schierare tutti i suoi titolarissimi poi per riacciuffare almeno il pari. Bella la reazione dei Granata, che hanno dimostrato di avere carattere e cuore dopo aver subito ad inizio ripresa il gol del pari siglato da El Shaarawy. Hanno avuto la capacità di ritrovare subito gamba, testa e concentrazione, e hanno messo a segno dopo appena sei minuti il gol del momentaneo 2-1, la sedicesima gemma da parte di Boulaye Dia, un gol di tacco che qualcuno scherzava, adesso ha fatto lievitare ancora di più la valutazione, la quotazione di questo attaccante. Poi nel finale è arrivato il pareggio, ma credo che al di là del risultato sia la prestazione, la qualità, l'intensità messa da questi calciatori in campo, che adesso si apprestano a chiudere
nel migliore dei modi il proprio campionato. Ci sono ancora 6 punti a disposizione. Sarebbe davvero bello provare a fare bottino pieno anche per chiudere in una posizione di classifica storica il campionato di Serie A. Già da oggi, con i 39 punti, la Salernitana ha aggiornato il suo record di punti, cancellando anche quei 38 che erano costati la retrocessione nel 99, però adesso è tutta un'altra storia, tutta un'altra musica, e soprattutto io credo che si stiano gettando basi importanti dalle quali poi si dovrà essere capaci e bravi a ripartire. Bene Filippo, con Enrico in studio andiamo in pubblicità, al rientro ancora commenti in attesa delle conferenze stampa. A tra poco. Rieccoci da studio anche con gli scatti più importanti della sfida tra la Roma e la Salernitana, il 2-2 che certifichiamo da studio con Enrico Scappaticci e in collegamento Skype Filippo Notari. Queste le immagini anche con l'esodo Granata, come sempre alla Rechi, ma va sempre rimarcato quello che accade sugli spalti, perché c'è una passione infinita per il cavalluccio marino. 2-2, Candreva al 12esimo, la risposta in avvio di ripresa da parte di El Shaarawy per la Roma. Salernitana poi capace al nono della ripresa con Dia a firmare nuovamente il vantaggio, poi nei minuti finali ci pensa Matic per il 2-2, Paolo Sousa è espulso. È una squadra cattiva quanto occorre, abile nel leggere le situazioni, sa soffrire, trova nuovamente il vantaggio, ci sono tante chiavi di lettura per un match prezioso. Sì, una squadra che è completamente cambiata rispetto a quella che nel girone d'andata, per esempio, aveva espugnato l'Olimpico sulla sponda Lazio. Una squadra che sa quello che vuole, una squadra che tiene bene il campo, che propone, che non sa solo difendersi, che sa stringere i denti, che sa ribaltare, che non è mai doma, che tiene testa a qualsiasi tipo di avversario, che sia piccolo, medio o grande. È la consacrazione di questo gruppo e di due giocatori che non a caso sono stati gli autori poi dei due fantastici gol di A e Candreva, due elementi pescati dal cilindro, non mi stancherò mai di ripeterlo, di De Santis, che da ex a Roma si è tolto anche lui un'altra grande soddisfazione, come tutta la società, come quei tanti tifosi che hanno seguito in massa la squadra all'Olimpico, si sono visti tanti ragazzi, tante famiglie. Ecco, questo è il risultato più importante probabilmente di questa stagione, al di là del record dei punti, al di là lunedì alle 18, tra l'altro, portare tutte quelle persone di lunedì alle 18:30 di lunedì, nemmeno alle 20:45. È un momento magico che adesso bisogna saper capitalizzare, fissando bene quelli che sono i punti fermi della prossima stagione, per potersi regalare altre soddisfazioni, per poter alzare sempre più l'asticella e per poter confermare che questi risultati prestigiosi non sono frutti del caso estemporanei, ma devono diventare una costante nel corso della prossima stagione, perché davvero si sono poste le basi per un progetto che può solo crescere e può solo regalare ulteriori soddisfazioni, a patto che si migliori e si cresca anche sul piano della mentalità, come chiede per primo Paolo Sousa. Filippo, alcuni nomi: Ghiomber costretto anche per il giallo, per un problema fisico, volendo, all'uscita di scena al 26esimo con Lovato, che poi si è ritrovato praticamente a subire il tunnel del gol di Matic, ma altri nomi importanti, sempre leader occulti, il lancio di Koulibaly e la prestazione in generale, ma si aggiunge anche Castanos, che oggi è tutta fascia, ma di lettura complessiva, è un calciatore, come lo chiama Paolo Sousa, Greg, che sta facendo benissimo da quando è arrivato ed è stata una risposta
risorsa che volendo con Nicola si era ormai nascosta, quando l'anno scorso sì, proprio all'Olimpico aveva sbagliato un gol importante nella fase di rientro in classifica, però in questa parte di campionato con Paolo Sousa è diventato decisivo in chiave sia difensiva che offensiva. Sì, tra l'altro proprio in una recente intervista rilasciata da Zon, Castanos ha ammesso che sembrava destinato a partire nella sessione invernale di mercato, quindi è evidente come ci sia stato un cambio di valutazione e anche una capacità di ritagliare e di posizionare questo calciatore nella giusta posizione, che ha trovato fiducia e ha mostrato poi di essere, perché non lo dimentichiamo, da anni un titolare della nazionale cipriota e quindi di meritare anche un palcoscenico come la Serie A. È cresciuto, è d'altronde un calciatore che arriva dalla Juventus, che aveva in passato puntato ed investito anche su di lui. Tra le note liete, Carmine, io direi anche Boinen, schierato un po' a sorpresa e che senza la pressione del risultato e con la salvezza già acquisita è apparso un calciatore ritrovato, un calciatore in grado di giocare, di dare anche il ritmo a centrocampo, di essere prezioso in fase difensiva. Quindi questa salvezza potrà dare anche la possibilità a Paolo Sousa di sperimentare e di dare forse anche un po' più di spazio a quei calciatori che hanno giocato meno. L'occasione arriva già sabato contro l'Udinese, perché saranno squalificati Gyomber e Daniliuk, quindi in difesa due terzi praticamente dovranno essere rinnovati, avranno una chance Prostekong e credo Lovato a questo punto, Bron. In ogni caso, quindi sarà l'occasione per vedere all'opera altri giocatori. In chiusura credo che sia stato allontanato dalla panchina Rampulla e non Sousa, anche questo dovrà essere chiarito, perché mi sembra poi che Sousa sia rimasto in campo fino alla fine, quindi un piccolo giallo che però sembra essersi subito chiarito. Minuti concitati anche per noi per entrare ovviamente in studio, quindi ottima la segnalazione. Recuperato anche Boinen nel percorso di crescita che stiamo sottolineando. C'è solo Maggiore forse da inserire per completare l'opera in questi ultimi due match? Sì, perché non lo abbiamo mai visto ai suoi livelli, ma direi anche un monumentale Koulibaly. Non solo per il lancio da 40 metri, poi magistralmente trasformato in gol da Candreva, ma per una prestazione gagliarda, per la personalità che ha, per la qualità, per la prestanza fisica, ha tutto. Ci vorrebbe la mappa per identificare tutta la mole di lavoro che ha praticato. È un centrocampista completo e credo che sarà, assieme appunto a Diarra, Mazzocchi, uno dei pezzi pregiati sul mercato. Sicuramente su di lui allungheranno, come dire, le mani diversi club anche importanti, perché giocatori così, centrocampisti così, non ce ne sono molti in circolazione. Ma anche la tenuta della difesa, le ripartenze, è difficile oggi trovare probabilmente un'insufficienza nelle prestazioni dei giocatori della Salernitana, anche chi è entrato, per non dire della trasformazione di Castanos, che appunto, come sottolineavate anche voi prima, era destinato a fare le valigie, era comunque un corpo estraneo o quantomeno un giocatore piuttosto oggetto misterioso sotto la precedente gestione, ed è diventato fondamentale nell'economia del gioco di Sousa, peraltro utilizzato anche in più ruoli, quindi anche molto eclettico. Davvero solo note positive, ma che confermano ciclo molto ampio di partite. Siamo alla 14ª della gestione Sousa e, se non sbaglio, 18 punti portati a casa. 12 risultati utili, 2 sconfitte in apertura e ad Empoli. Lo dicevano prima
prima che iniziasse la partita le statistiche di DAZN, è l'allenatore Paolo Sosa che ha subito meno sconfitte di tutto di tutta la Serie A, insomma, di tutti i tecnici di Serie A. È ovvio, limitatamente al periodo in cui intanto... è stato seduto sulla panchina della Salernitana. Una striscia così di risultati è davvero tanta roba. Ed è entusiasmante per il prossimo. Sì, rende orgogliosi, rende fieri di questa squadra. Chi la deve commentare come noi, chi la segue davanti ai teleschermi, chi macina chilometri per recarsi appunto anche nei giorni infrasettimanali, anche a questi orari infami, al seguito, ma anche in casa, insomma, è davvero un momento magico, ecco. Un'opera compiuta, lo dicevamo in apertura di trasmissione, guardiamo la classifica per sentenziare su questo aspetto, perché la Salernitana praticamente chiuderà il campionato senza aver perso per due volte con una squadra. Ha pareggiato con il Napoli, ha vinto contro la Lazio, ha pareggiato con Milan e Inter, ha battuto l'Atalanta, ha pareggiato con la Roma, ha pareggiato con la Juventus, ha vinto con il Monza, ha pareggiato con il Bologna, ha pareggiato con il Torino. Con la Fiorentina c'è stato un pareggio e una sconfitta, con l'Udinese ha già pareggiato all'andata, con il Sassuolo ha vinto, con l'Empoli ha pareggiato, con il Lecce ha vinto in Salento, ha vinto contro lo Spezia e contro il Verona in casa, ha pareggiato con la Cremonese e ha battuto la Sampdoria. Questo è il quadro. Complimenti per la memoria. Che abbiamo provato, anche perché poi Udinese e Cremonese, ultimi avversari, punti già ottenuti. Sì, un percorso netto da questo punto di vista, cioè aver fatto punti con tutte le avversarie, ma soprattutto con le avversarie del lato sinistro, che poi è l'obiettivo dichiarato a questo punto per la prossima stagione, perché è chiaro che, come diceva Filippo, c'è la grande opportunità di fare l'unplane nelle prossime due gare, anche perché immagino, al di là dei problemi creati dal circuito dei biglietti di Viva Ticket, che ci sarà il pienone sabato alla Rechi, anche per dare un meritato riconoscimento ai giocatori, alla squadra, allo staff, all'area tecnica, all'area sportiva, alla società, insomma, per quello che è stato realizzato, perché è vero che aritmeticamente la salvezza è arrivata con due giornate e mezzo o abbondanti di anticipo, però è altrettanto vero che questa squadra, anche durante i momenti di difficoltà, anche nei passaggi a vuoto e in qualche umiliazione subita in trasferta sotto la gestione Nicola, che però ha il merito di aver accumulato un buon bottino di punti nella prima parte della stagione e gli va riconosciuto, insomma, questa squadra, a mio avviso, lo abbiamo detto più volte anche in questa nostra trasmissione, non è mai stata realmente coinvolta nella lotta per non retrocedere, ha avuto rossa. Sempre un margine quantomeno di 3-4 punti sulla terzultima, a dimostrazione quindi di un lavoro eccellente che è stato fatto a livello di costruzione di organico, di una conduzione sufficiente da parte di Nicola e ottima da parte di Paolo Sosa. Adesso ci si doveva levare qualche soddisfazione. C'è stata da Napoli anche, in poi praticamente dal derby, il pareggio anche oggi notevole con l'Atalanta, con la Roma questa sera. Napoli. E ci auguriamo appunto che si possa raggiungere la soglia dei 43-44 punti, insomma. Ha pareggiato tra l'altro con gol con le tre finaliste europee, sia con l'Inter sia con la Fiorentina, oggi con la Roma, quindi si completa un po' tutto, anche con una semifinalista Champions come il Milan 1-1, cioè ci sono dei numeri davvero e poi clamorosi in questa stagione. Il talismano, come lo vogliamo chiamare, Candreva, che è una sorta di ammazzagrandi. E poi Filippo Notari in collegamento, che fa la differenza. Esatto. Una volta assente, sconfitta con l'Empoli, quindi ricordiamo anche questo.
Stavo dicendo, a bersaglio contro quasi tutte le big, ha segnato a Torino con la Juventus, a Roma sia con la Lazio che con la stessa Roma, in casa con l'Inter e in casa anche con l'Atalanta. Andiamo in pubblicità, a tra poco con le conferenze. Rieccoci da studio e riparto con Filippo Notari in collegamento. Filippo, uno striscione dedicato ovviamente alle popolazioni colpite dall'alluvione di Emilia Romagna e Marche, quindi lo lascio commentare a te. È stata partita vera anche sugli spalti, i tifosi della Salernitana hanno surclassato e vinto il duello a distanza, praticamente si sentivano soltanto loro, ma c'è da dire che gran parte dei gruppi ultras della Roma hanno abbandonato le curve come forma di protesta, perché non è stato consentito loro di entrare uno striscione ad uno dei gruppi portanti della curva sud giallorossa. Quindi c'è stata questa presa di posizione forte, dunque i tifosi della Salernitana erano praticamente padroni dello stadio olimpico, almeno da un punto di vista sonoro. Questo è una nota di colore, anche una notizia dal corredo della partita del tifo. C'è stata però una bella festa di sport, soprattutto allo stadio olimpico. C'erano circa 5.000 salernitani che hanno scortato il cavalluccio marino. Anche in questo caso c'era stata una gestione particolare dei biglietti per il settore ospiti, si attendeva una seconda scorta, però fortunatamente la vendita libera ha consentito a tanti salernitani di seguire la partita anche in altri settori. È stata una bella serata, è stata anche l'occasione per i tifosi della Roma per riconoscere e tributare un grande applauso al pubblico, cioè alla propria squadra dopo la conquista della finale, e lo vediamo inquadrato. È stata una notte speciale anche per Danilo Iervolino e per Morgan De Santis, che prima del match era sul prato dell'Olimpico, lui che è stato sia portiere sia team manager della Roma. Direi che si è preso anche una bella soddisfazione alla sua prima vera esperienza da dirigente e da direttore sportivo. È riuscito a costruire una gran bella Salernitana, e gli elogi che ha fatto Paolo Sosa nel pregara sono stati forti e tanti, soprattutto per lui che, consentitecelo, ha preso tanto fango soprattutto nella prima parte di stagione, e quindi dalla conquista di questa salvezza può sorridere e può guardare al futuro con grande ottimismo ed entusiasmo. Io credo che se lo meriti, perché il lavoro e i risultati gli stanno dando ragione. Enrico, Paolo Sosa aveva chiesto la presenza costante del presidente Iervolino, non che a distanza non ci fosse, però anche vederlo in tribuna d'onore all'Olimpico è un segnale di quella che potrebbe essere la prospettiva futura, ovvero Iervolino, De Santis, Sosa, confermati per il 2023-2024. La triade che dovrà guidare la Salernitana quantomeno nella prossima stagione, non c'è dubbio. Leggevo in attesa delle interviste, delle conferenze stampa degli allenatori, quello che ha dichiarato Candreva a Dazon: al di là del gol abbiamo fatto una grande gara con umiltà e determinazione, in Serie A contro tutte le squadre si soffre, a maggior ragione contro la Roma. Stiamo crescendo, ed è effettivamente così. Questa crescita deriva dal lavoro fatto in settimana. Poi gli hanno chiesto del gol, un gol bello, ha risposto: forse tra i primi 10 della mia carriera. Quest'anno ce ne sono. Ne ha fatte due di gemme, perché poi siamo andati a rivedere, io e te, dopo il Lazio-Salernitana, un gol non più o meno simile, insomma. Lì se lo creò con lo stop e con la palombella. Il pallonetto. Superare Provedelli, in questo caso stessa porta, sì, lato diverso per coprire poi il tentativo, però parliamo di due autentiche perle. Filippo, sono numeri importantissimi quelli di Candreva. In estate era stato preso dalla Salernitana per colmare il gap tecnico con altre formazioni. Quello che non era forse riuscito con Nicola, addirittura ad un certo punto era diventato un corpo estraneo, non voglio esagerare, però c'erano dei limiti strutturali in quel sistema, è diventato invece protagonista con Paolo Sosa.
Sousa è stato bravissimo nel ritagliargli la posizione migliore, un po' come fatto con Castanos, perché a 36 anni è impensabile che Candreva possa fare l'esterno a tutta fascia. Era stato schierato spesso da quinto con Nicola, aveva fatto sicuramente delle buone partite, però si perdeva proprio la qualità e l'estro di questo calciatore che schierato molto più vicino alla porta ha lasciato vedere quelli che sono i suoi numeri. Oggi l'ennesima dimostrazione di un calciatore che ha esperienza, ma soprattutto un calciatore integro dal Filippo, punto ti di vista fisico. interrompo. Andiamo in conferenza stampa, c'è José Mourinho. Eccoci. Ascoltiamo. Posso? Sì. Vai. Allora, da una parte un commento sulla partita, considerando anche l'emergenza che c'era, e poi se era possibile anche un aggiornamento su Dybala. Io penso che l'aggiornamento su Dybala tu devi chiedere alla stessa persona che ti ha dato la squadra oggi al mezzogiorno. Se tu hai una spia dentro che ti dà nostra squadra 6 o 7 ore prima della partita, sicuramente la stessa spia ti può dire come sta Dybala. Il commento alla partita, ovviamente partita difficile, con un avversario che ha giocato la finale dei Champions, e lo dico non come critica, lo dico perché è così che deve essere il calcio, si deve giocare sempre nei limiti, al di là di quello che tu hai bisogno. Loro non avevano bisogno di punti, però avevano bisogno di essere professionisti. Io hanno giocato questa gara con questo atteggiamento. Noi tanti cambi, già lo sappiamo che quando facciamo cambi non cambiamo la onestà, non cambiamo i principi di base di questa squadra, che è questa onestà, questa serietà, questa umiltà, però cambia ovviamente a livello di qualità. Secondo tempo abbiamo fatto dei cambi. La squadra ovviamente ha migliorato. Secondo tempo abbiamo vinto 2-1, primo tempo abbiamo perso 1-0. Magari meritavamo qualcosina in più, però magari anche loro, per loro atteggiamento, meritano il pareggio. Già sta. Prego, sempre. Terza fila. Buonasera mister, Claudio Fontanini. Senta, volevo chiedergli questo, visto che oggi è diventato praticamente impossibile qualificarsi in Champions attraverso il campionato con il pareggio di oggi, quanto è difficile, ulteriormente difficile, giocare una finale europea sapendo di giocarsi tutta la stagione in 90 minuti, visto che anche la Coppa Italia è andata come è andata? Insomma, è un fardello psicologico in più questa No, partita, da tutto fuori, ecco. prima di tutto io ti faccio la domanda, ma chi ha parlato della Champions come un obiettivo per la Roma? Io no, sicuramente. Quest'estate, insomma, No, certo. io no, sicuramente. Scusa, io sono. Cerco di essere sempre onesto, non mi piace vendere fumo, si dice? Non mi piace vendere fumo. Non ho mai detto che la Roma era candidata alla Champions, e quando tu compiti contro questo tipo di squadra che abbiamo noi davanti noi, sarebbe una irresponsabilità da parte mia di parlare di Champions. Non ho mai parlato. Al non parlare di Champions, una squadra che arriva alla finale di Europa League, non parlo solo delle squadre che abbiamo eliminato noi, parlo anche delle squadre che sono state eliminate durante il tragitto per altre squadre: Arsenal, Manchester United, Barcellona, Sporting, Juventus. Stiamo parlando di un numero quasi infinito di squadre top. Per la Roma arrivare lì in finale, io la unica cosa che mi gioco nella finale è la finale. Non mi gioco niente di più, mi gioco la finale. E ci sono allenatori, giocatori, club che giocano una finale europea nella vita, però
e sono già fortunati. Immagina noi a giocare due di fila, immagina i miei ragazzi a giocare due di fila. Questo per me è una grande stagione, perché è una stagione che diventa storica al di là di quello che possa succedere. Però quella finale lì io voglio giocarla, io voglio giocarla. Roberto Maida, prego. Buonasera Mourinho. Ciao. Credo sia stato Tiago Pinto a parlare esplicitamente di Champions, che è il general manager della società, glielo dico per... È problema suo, non è problema mio. Tiago Pinto è direttore, io sono allenatore, siamo amici, tanto amici, possiamo avere opinioni diverse, e già sta. Per me, mai. Noi siamo capaci di fare storia, abbiamo già fatto storia e vogliamo continuare a fare storia. Per la storia di Champions con 7 milioni di euro di mercato, questo non è storia, questo è... non è neanche milagro, è Gesù Cristo che è arrivato a Roma e è andato a fare una passeggiata al Vaticano. Ma sono questa differenza di vedute che può provocare eventuali decisioni di addio sue? Scusa? È questa differenza di vedute tra lei e la società che può portare eventualmente alla sua decisione di andarsene? Addio per due giorni di vacanze. Devo prendere aereo. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Grazie. E il saluto è alla José Mourinho, perché ha evitato di rispondere sul suo futuro, però ha detto in un passaggio: questa squadra, ovvero la Salernitana, è venuta qui per giocare la finale di Champions League. È lui che è abituato a giocarle, a vincerle, tra l'altro. Anche non è stato capace di vincere oggi di vincere contro, la sua finale di Champions League, però per onorare anche quello che è stato l'impegno di una squadra che ha raggiunto l'Olimpico senza particolari pressioni, se non quello di continuare il proprio percorso, perché alla fine la Salernitana sta ottenendo il suo obiettivo, ovvero mattoncino dopo mattoncino, di creare già gli sviluppi utili per l'estate, partire d'anticipo su tanti dettagli confermati dal portoghese ma non solo questo, anche dare ai tifosi quell'orgoglio e quella soddisfazione che si meritano. Lo ha detto Gyomber prima della partita: giochiamo per loro, c'è tutta questa gente che ci segue nonostante il turno infrasettimanale, l'orario infelice, la distanza, eccetera eccetera, e scenderemo in campo per dare il meglio. Ma del resto lo stesso Paolo Sosa voleva levarsi uno sfizio al cospetto di quello che considera oggettivamente un maestro dal punto di vista del palmarès e di quello che appunto ha espresso. Assolutamente. Del resto le risposte piccate di Mourinho ai colleghi della stampa romana e nazionale credo che siano molto significative di come sia capace di spostare l'attenzione, cioè aver centrato la finale di Europa League è un risultato stratosferico, non essere invece in corsa per la Champions è... Ma tra l'altro la capacità di girare sempre la palla frittata in tribuna, per evitare di parlare poi di aspetti tecnico-tattici sulla sua Roma. Si è alzato al momento opportuno, geniale. Decide di rispondere alle domande che vuole, insomma, è fatto così, prendere o lasciare del resto. Classifica aggiornata con l'Empoli che compie un balzo, quota 42, perché sta vincendo 2-0 contro la Juventus, ricordando per la Juventus il meno 10 inflitto dalla Corte Federale d'Appello. Juventus che con un comunicato presenta l'idea di valutare ovviamente la sentenza e di proporre il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, è chiaramente un'opportunità in questo caso con modalità diverse, perché chiaramente la Cassazione Sportiva torna sulla forma, non tanto sul merito della sentenza decisa in ambito FIGC. Filippo, torno da te su queste parole e l'orgoglio della Salernitana anche dalla conferenza di José Mourinho, secondo me. Assolutamente sì, perché già un anno fa ricorderete che Mourinho aveva speso parole importanti per la Salernitana. In quella circostanza era arrivata la beffa all'ultimo respiro per i Granata, che anche in quella circostanza avevano dominato la partita all'Olimpico, salvo poi subire
la rimonta. Quest'anno è tutta un'altra storia, tutta un'altra classifica, tutta un'altra Salernitana, e credo che sia arrivato un riconoscimento comunque importante da Mourinho, un allenatore mai banale, un tecnico che è in grado comunque di avere dal punto di vista comunicativo dei numeri fuori dal comune. Quindi credo che Sosa possa tornare a casa soddisfatto per quella che è stata un po' la sintesi e l'analisi da parte di Mourinho, che era sicuramente indispettito e stizzito perché avrebbe voluto conquistare l'intera posta in palio, però credo che abbia commesso anche forse un piccolo errore di sottovalutare la Salernitana, vista poi la formazione iniziale schierata. È vero che la Roma è impegnata e guarda soprattutto alla finale di Europa League, però c'è da dire che nel primo tempo non ha assolutamente fatto la partita che Mourinho si immaginava. Credo poi che nel finale, quando ha recriminato per i 7 minuti di recupero concessi, a mio avviso erano più che sufficienti, anche forse un po' troppi, perché la partita, nonostante qualche check di troppo, era stata corretta, non c'erano stati troppi falli. L'unico momento di tensione si è registrato già nel recupero, quindi 7 minuti è proprio un classico della panchina giallorossa. Lo hanno sottolineato più e più allenatori, quello di provare a far sentire anche il peso quando si gioca in casa, ma stavolta la Salernitana, forse anche memore di quanto accaduto un anno fa, è riuscita a difendersi con ordine. Anzi, forse se Dia non viene fermato in quel modo in contropiede, la Salernitana può conquistare anche qualcosina di più importante, ma va bene così. Chiesa di Paolo Sosa, ovviamente, per la conferenza stampa, rapidamente da studio. Enrico, queste considerazioni fanno ovviamente la differenza nel percorso di crescita, ce lo siamo detti. Nella struttura di questa rosa ci sono elementi che sono risultati utili, ma dall'altra parte Paolo Sosa ha aperto anche alla valutazione futura. Tra i big e chi oggi è diventato importante, ma potrebbe non essere in futuro perché comunque in uscita, è un po' una gestione che verrà analizzata in futuro. Credo che lo debba mettere nel conto, perché vale per gli squadroni che, se arriva la grande offerta, sono costretti a cedere a quelle che sono le leggi del mercato. Figuriamoci per una squadra che per la prima volta nella sua storia disputerà la terza stagione di fila nel campionato di Serie A. A Roma però si è concluso con questo pareggio di fatto un anno o poco più dalla sconfitta immeritata negli ultimi minuti all'Olimpico proprio contro la Roma. Era iniziata la grande rimonta. A Roma con questo pareggio si chiude sostanzialmente un intero anno nel quale la Salernitana appunto è cresciuta in modo esponenziale. Prima si faceva riferimento al recupero. Io credo che l'arbitraggio sia stato molto casalingo, molto discutibile, molto criticabile e assolutamente insufficiente da parte di Colombo. È inutile girarci attorno. Ricordando, non aveva visto gli episodi, il fallo di mano. Torniamo su un episodio. Nel primo tempo, gol annullato soltanto tramite VAR per un contatto irregolare, il tocco da parte di Belotti in aria per il gol realizzato da Ibáñez, tra l'altro che nasce da un calcio d'angolo, francamente doveva essere fallo in favore della Salernitana. Di Solbakken su Koulibaly. Messo da Solbakken in scivolata su Koulibaly. Enrico. Sì, arbitro casalingo, sembrava che dovesse orientare la partita in una certa direzione. La Salernitana si è dimostrata più forte anche di questo ostacolo creato appunto dal direttore di gara, ma nell'ambito di una partita, di una gara che ha evidenziato, lo ripetiamo forse fino alla noia, quanto di buono la Salernitana con Paolo Sosa è riuscita a costruire in questo ormai lungo ciclo di 14 partite.
Filippo, per il progetto futuro tu cosa ritieni? Sia chiaramente tutto in divenire e mi sembra chiaro, però ci sono degli elementi che hanno sortito gli effetti sperati all'improvviso, tipo Castanos, però chissà in ottica futura cosa sarà del cipriota. Tu che dici? Ma più che il cipriota, io credo che sarà difficile trattenere i pezzi pregiati. Penso sicuramente Koulibaly e Dia, perché stiamo parlando di due calciatori che hanno un peso specifico altissimo, un valore credo inestimabile, e ci sarà una vera e propria asta. D'altronde non lo ha lasciato intendere Sosa nella conferenza stampa prepartita, ed è forse questo solo un po' l'unico aspetto che preoccupa il portoghese, che ha già dato la parola alla Salernitana di voler proseguire, però attende di incontrare il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Morgan De Santis per poter discutere proprio di questi fattori, perché c'è la necessità assolutamente di eventualmente sostituire questi calciatori che rappresentano un patrimonio inestimabile per la Salernitana, che essendo comunque una piccola società finanziata soltanto dallo stesso Iervolino, ha necessità di vendere per poter poi costruire un ciclo comunque sostenibile anche dal punto di vista economico. Lo ha spiegato bene Sosa, però ci dovranno essere alternative di idee per poter rendere comunque sostenibile anche dal punto di vista tecnico il suo progetto. Noi siamo in chiusura, Filippo ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie a Filippo Notari, grazie a Enrico Scapaticci, ci ritroviamo ovviamente per il prossimo appuntamento sabato ore 15, il match alle 17, nuovo appuntamento con Offside. Ringrazio in regia Enrico Coppola e Giuseppe Andrita, restate con noi, restate sul canale 16, restate su 8 Channel. Buonasera, buonasera. Complimenti, grande prestazione. Volevo chiedere, Mourinho ha detto che la Salernitana ha giocato una partita come se fosse una finale da Champions, lui ha detto piace questo, però insomma noi che seguiamo la Salernitana di Sosa da tempo abbiamo visto diverse prestazioni, allora sono diverse finali da Champions, posso permettermi di dire, e poi sapere nel secondo tempo perché sono usciti Candreva, Pirola, avevano problemi fisici, erano stanchi. E Pirola sì, Norbert sì, non Antonio no, cioè è stato un cambio tattico, sì, anche Greg è stato un cambio più tattico. Comunque su Zé sta lavorando già da, questo è il secondo anno, per questo noi per cimentare, per consolidare mentalità, io non posso pensare andare a qualsiasi partita e pensare a cioè, abbassare i livelli di attenzione, di concentrazione, di gioco, perché io voglio creare una cultura vincente, e niente meglio che competere contro le più grosse squadre come questa della Roma, in uno stadio pieno che ti spinge, ti fa di tutto per, cioè, per metterti in difficoltà, niente meglio di poter crescere la nostra mentalità vincente in un contesto come quello che è stato oggi. Mister, crescere significa anche migliorare, insomma tra le cose da rivedere magari in virtù della prossima stagione c'è sicuramente la fase difensiva sulle palle inattive, perché la Salernitana ha schiato molto molto poco, ha beccato 17 gol, c'è naturalmente anche la precedente gestione, ed è la squadra che subisce più gol di testa, non è questo il caso, oggi però due su palle inattive, c'è un pizzico anche di rimpianto su questo, con un pizzico di attenzione in più poteva portare a casa l'intera. Ti voglio ricordare che la Roma dall'anno scorso è la squadra che fa più gol di palle inattive, perché ha battitori straordinari e dopo hanno giocatori non solo in altezza ma determinati, aggressivi, attacca gli spazi e niente facile di difendere. Noi l'abbiamo fatto alla grande, prima di tutto perché hanno stato non sui diretti ma sui secondi pallone, sulla carambola, no? Come si dice,
Per quello anche questo, essendo loro molto determinati, lavorato già da diverso tempo, questa fase, questo momento del gioco, dobbiamo dare anche i meriti agli avversari, cioè e al miei anche, perché siamo più bassi, è la seconda partita che stiamo difendendo in casona, stiamo difendendo abbastanza bene, certo che dobbiamo crescere su questo, e dopo loro durante tutta la partita i cambi che hanno fatto hanno portato ancora più altezza, e noi i cambi per poter rinfrescare non lo potevamo permettere perché non avevamo. Per questo, anche di questo punto, io penso che alla tua domanda non può essere sulla parte negativa, ma sulla parte positiva che i ragazzi hanno lavorato alla grande. Pallarino, poi Guerriero. Sosa, buonasera e bentrovato. L'impressione è che a questa squadra, che ha margini di crescita enormi, servirebbe un altro mezzo campionato per poter esprimersi totalmente, perché sta sbocciando, si vede insomma la mano di Sosa, si vedono i sincronismi, ci sono dei giocatori, per esempio Boulaye, per esempio Koulibaly, che ormai soltanto all'anagrafe è un mediano perché tanto altro, che come lei ha detto sono valorizzati anche da questo rush finale, dalla costruzione che c'è stata, e che quindi rischiano di essere appetibili da tanti altri club. Qual è il giusto equilibrio, come si fa a costruire su questa base, trattenendo, penso a Dia, penso a Koulibaly, quei giocatori che oggi sono in vetrina? Io ci penso sempre, come vi ho detto già da diverse volte e ancora ieri, a aiutarli a crescere dentro di un contesto, dentro un'identità propria che è il nostro passaporto, che è il nostro modello di gioco, è la nostra idea di gioco, e è sulla crescita di questo modello di gioco che i giocatori anche crescono. I loro sono sempre più disponibili, sempre a percepire i tempi, gli spazi e la capacità di intesa tra di loro, perché hanno un'idea dove loro la seguono, dove si credono e individualmente crescono. Lassa non solo è un giocatore fisico, di contenzione, di lavoro, ma sta diventando anche un giocatore importante di costruzione, non solo nel apportare il pallone, ma anche sul passaggio, non per il passaggio di oggi, perché gli sbaglia anche diversi, perché è qualcosa che cresce sui gol, la capacità di cambio di orientazione, la velocità che anche dà al gioco con i passaggi. E questo mi fa piacere, perché non solo lui, ma altri lo stanno crescendo. Io non è che penso nella loro partenza, io penso solo alla loro crescita e come squadra dove possiamo ancora crescere, dove c'è la grande margine di crescere, proprio nella difficoltà, soprattutto fuori, in trasferta, con un pubblico importante come questo della Roma che ti spinge, e soprattutto quando vince, essere più capace ancora di mantenere possesso palla, di avere più controllo del gioco con possesso palla, per non ti abbassare tanto il blocco, anche se non è che abbiamo sofferto difensivamente su un blocco basso, però possiamo controllare meglio il gioco con più possesso palla, e questo è un qualcosa che dove dobbiamo crescere. Roberto Guerriero, Gazzetta dello Sport, poi ultime due e chiudiamo. Ciao mister, buonasera, volevo chiederti che cosa è accaduto in quel momento tra le due panchine quando è scoppiato quel, definiamo la rissa a bordo campo, e poi un tuo commento sulla penalizzazione alla Juventus di 10 punti in questo momento della stagione. Guarda, io credo che due squadre che hanno voluto vincere, è stato un momento dove noi potevamo fare una transizione importante. Nicola ha fatto un brutto fallo, ma è l'unica possibilità di bloccare Bula su questa transizione, e certo finire partite, emozione, tutto può succedere, meno male che non è successo più di quello che tutti hanno vissuto, e dopo tanto Bulla come Nicola ci hanno abbracciati nel campo, e questa è la bellezza del calcio, cioè, perché tutti noi possiamo avere, cioè, i momenti più emotivi, dobbiamo avere anche la comprensione, e questo è anche un lavoro settimanale, diario, che ognuno deve fare e deve trasmettere nella crescita del calcio. Sulla questione della Juve, io ritengo solo che abbiamo fatto una grande partita qua. C'è la partita lì, una domanda lì.
Salve mister, Claudio Fontanini, Italia Sera. Volevo farle i complimenti, volevo chiederle questo. La Salernitana per me è una squadra che per potenzialità societarie e per seguito di tifoseria potrebbe tranquillamente essere nella parte sinistra della classifica. Quanto manca, ieri l'ho sentita giustamente ambiziosa in vista della prossima stagione, quanto manca secondo lei per trasformare tutti questi pareggi che ha fatto nella sua gestione in qualche vittoria in più il prossimo anno? Ecco, in sede di mercato quanto manca a questa squadra per crescere esponenzialmente? Grazie. Guarda, come abbiamo pareggiato con l'Inter la potevamo perdere. L'abbiamo pareggiata, cioè con ancora un'altra partita che la potevamo perdere. Tutte le altre che abbiamo pareggiate la potevamo vincere tutte. Cioè, benissimo, perché abbiamo creato molto di più degli avversari. Per questo, cioè, anche con un pizzico, un po' di più di determinazione e anche qualche volta capacità individuale, la potevamo avere molto più punti. Dopo sì, c'è potenziale, questo l'ho sempre detto, però dentro del potenziale, cioè, in qualsiasi crescita di una società e di un club, hai bisogno di infrastrutture tue, buone, capaci, dopo dipartimenti professionali tutti per poter crescere, perché voi pensate solo ai giocatori, cioè, ma tutta la base hai bisogno di averla, e più di pensare alla parte sinistra o alla parte destra delle classifiche, pensare a una stabilità di un modello di gioco, di un'idea di gioco che si vuole, per poter costruire con stabilità qualcosa di solido. Io cerco al mio modo, dentro della mia passione e della mia conoscenza, di aiutare non solo nel campo ma anche trasversale a tutti i dipartimenti, anche con il presidente, per poter potenziare il futuro breve. Ultima domanda, qui chiudiamo. Buongiorno mister. Buongiorno. Maurizio Pizzaferrato, Agenziaria. Una curiosità, io mi ricordo quando lei è arrivato a Salerno, stavo vedendo la partita in televisione, avevate perso, ora non mi ricordo con chi, e mi colpì alla fine della gara che lei fece un circolo con i giocatori, ci fu un discorso molto lungo. Mm-hmm. Allora, volevo capire se al di là poi del lavoro sicuramente meritevole dal punto di vista tecnico e tattico, mm-hmm, che va portato alla salvezza, quanto è stato importante entrare nel cervello di questa squadra per arrivare all'obiettivo. Certo. Guarda, a poco mi ha mancato nella risposta, e la collego anche alla tua domanda, gli ha mancato quello che per potenziare qualsiasi progetto la importanza di una città e di una tifoseria. Ancora oggi l'abbiamo visto. Cioè, questo è veramente un vincolo importante. E su quello cerco che hai visto dopo la partita, io la cosa che ho chiesto ai ragazzi è che era il momento di noi non aspettare della nostra tifoseria, ma di noi conquistarle per poter avvicinarle e poter creare una chimica. Perché io le partite che ho visto della Salernitana, prima di essere allenatore, diventare allenatore, ha marcato sempre presenza la tifoseria, cioè la nostra città. E questo è un valore aggiunto a qualsiasi squadra. Abbiamo bisogno di avere molto sempre controllo emozionale. Da lì anche la nostra comunicazione essere una comunicazione stabile, cioè non andare a 8 e 80, cioè dobbiamo anche educarci e educare per poter potenziare quello che credo io sia un futuro di successo in questa società. Grazie, grazie a tutti.